Che cosa troviamo in questa mostra dislocata sulle due sedi binario 49 Spazio Gerra? Troviamo una Africa che è raccontata in 100 fotografie, una selezione per la prima volta in Italia, che parte, diciamo, dal sud dell'Africa per poi arrivare fino alle zone del Sahel. Quindi l'ordine con cui si dovrebbero vedere le fotografie è proprio in ordine geografico. La prima sezione, che si trova a binario 49, racconta infatti delle zone del Mozambico, dell'Angola, tra l'altro partendo dai movimenti di liberazione dal colonialismo, quindi dagli anni 70, sono i primi reportage di Sebastiano Salgado, soprattutto quelli in Mozambico e in Angola. Tra l'altro questa è una storia che riguarda anche in parte la città di Reggio Emilia, che contribuì tantissimo con gli aiuti al Mozambico attraverso le famose navi degli anni 80, e quindi è una storia che si lega perfettamente a Reggio Emilia. Salgado poi ritorna nei luoghi anche negli anni successivi, quindi ritorna negli anni 90 quando i profughi di queste guerre, quelli mozambicani, rientrano al proprio paese e li accompagna nel loro riprendersi possesso delle terre, nel ricominciare a coltivarle dopo 15 anni. E quindi c'è un costante interesse di Salgado sull'Africa, che lui considera un po' il suo paradiso, probabilmente per alcune vicinanze con quello che lui ricorda essere il luogo della sua infanzia, dove è cresciuto, in Brasile, luoghi in qualche modo con un tipo di paesaggio, una bellezza che gli ricorda molto l'Africa. Altra sezione è quella che riguarda la zona dei grandi laghi, quindi anche con il Ruanda. E lì, ad esempio, Salgado racconta il lavoro delle persone, soprattutto coloro che raccolgono il tè, le grandi piantagioni di tè, prima del genocidio. Ci ritorna poi dopo il genocidio, quindi nella seconda parte racconterà anche questi massacri, questi sfollati, questi tantissimi profughi che devono per forza andarsene. E tutto questo viene raccontato sempre da Salgado con una grandissima attenzione alle persone. I suoi sono racconti di persone ogni volta, racconti che cercano di mostrare quanto queste persone, nonostante le difficoltà, mantengano una loro grandissima dignità. In queste fotografie infatti il dolore non è mai estetizzato, non è mai strumentalizzato, manipolato, ma c'è sempre questa grande attenzione alle persone. Una cosa che Salgado ci tiene sempre molto a dire è che lui vive questi suoi viaggi proprio in prima persona, lui si sente sempre parte di quello che fotografa, e quindi non c'è un distacco, non c'è nessun tipo di cinismo nelle sue fotografie. La seconda parte della mostra, che prosegue qui a Spazio Gerra, conclude, diciamo, questo che è una sorta di saggio sull'Africa. Non sono fotografie tanto di reportage che ci vogliono parlare dell'attualità, ma che ci vogliono porre dei problemi, ci vogliono porre la complessità dei problemi di un continente che appunto è fatto, abbiamo detto, di carestie, disgrazie, guerre, ma è fatto anche di tantissime speranze, tantissima voglia di vivere, tantissima energia e di paesaggi meravigliosi. Quindi tutto questo è raccontato anche in tutte le zone che lui frequenta, in queste tre sezioni, che sono fondamentalmente le tre fasce su cui suddivide la mostra, che sono, diciamo, la zona meridionale del sud dell'Africa, la zona dei grandi laghi e la zona del Sahel, che si conclude qua a Spazio Gerra la mostra con delle bellissime immagini di questa tribù di Inca proveniente dal Sudan del Sud, dove proprio si ritorna alle radici, alla,
alla vita, diciamo, di queste tribù nomadi che accompagnano il loro bestiame, che vivono in piena sintonia ancora con questa originaria, diciamo, forma di civilizzazione.